Grande successo per Musica e Gusto, adesso ci si mette subito al lavoro per quello che sarà l'appuntamento clou dell'estate, la Torta dei Fischi. A che punto siamo? Allora, manca pochissimo tempo, stiamo lavorando per cercare di realizzare tutto nel migliore dei modi, non sarà facile. Siamo un comune in dissesto e quindi le problematiche ci sono, sia per quanto riguarda l'organico che possa collaborare fattivamente per la realizzazione della torta, sia per quanto riguarda le risorse finanziarie. Stiamo cercando di andare incontro a tutte le esigenze dei sestieri che in questi anni si sono sempre prodigati per fare della Torta dei Fischi proprio l'evento più importante per la Lavagna. Il problema è delle risorse, il comune in dissesto non può spendere cifre come negli anni scorsi, per cui c'è anche necessità di reperire fondi, in questo caso eventuali sponsor o comunque sostenitori possono agevolare, comunque venire in aiuto al comune. Sì, allora ci stiamo muovendo per cercare la collaborazione sia dei pasticceri per quanto riguarda proprio la realizzazione e il confezionamento della torta, e per quanto riguarda invece le altre criticità. Ovviamente siamo sotto organico, quindi stiamo lavorando fattivamente sia per quanto riguarda il piano di sicurezza, sia per quanto riguarda invece il corteo. Stiamo provando a vedere se, nonostante il decreto Minniti, sia possibile pensare di nuovo al prolungamento del corteo come vorrebbero i sestieri e come non è stato potuto fare in questi anni. Ecco. La Torta dei Fischi comunque si farà, su questo c'è fiducia. La torta si farà. La Torta dei Fischi, grazie.